Allora, innanzitutto, buongiorno ai cari utenti, cari e poco cari utenti di YouTube. Sono venuto a sapere da parte di altre persone che c'è chi avrebbe delle prove certe che io sia un certo demassacratore. Ora, quelle prove dovranno uscire fuori, perché le illazioni sono un conto, le prove sono un altro. Se non usciranno fuori tutti i nomi che metterò nell'elenco e che praticamente hanno fatto quello che hanno fatto, in primis quella che si fa chiamare Kef Dadala, la denuncerò di persona, prima qua sotto ai carabinieri, alla stazione dei carabinieri, e poi farò passare direttamente la denuncia alla polizia postale. Allora, questo giochetto cretino che fate, dove praticamente mi mettete in mezzo ai vostri magheggi, alle vostre cazzate, non funziona con me. Prima di tutto perché io, Massimo Caivano, l'ho sempre rispettato. E tra l'altro, per chi non lo sapesse, questa... Vedete questa bella webcam? Con tanto di sistema wireless? Questo è un regalo di Caivano, che lui medesimo mi ha spedito. Non avrei dovuto farla vedere, però per farvi capire che non è una persona con cui ho qualche contrasto, è una persona con cui vado d'accordissimo. Qualcuno forse non ha notato una costante, una mia costante. Io non vado a cercare quelli che mi cagano il cazzo. Non vado a cercare gente a cui cagare il cazzo. Ma non voglio che mi si caghi. Perché nel momento in cui mi si mettono in mezzo a certe storie, mi si mette, dove oltretutto ci stanno dei bambini di mezzo, allora lì mi incazzo di brutto. Avevo già fatto un avviso a un'altra persona. E per levarmelo dalle palle ho anche fatto un giuramento che forse non avrei neanche dovuto fare. Questa persona ha preso il video e l'ha usato come gli è parso e piaciuto, per farmi passare per quello che non sono. Ora, io non l'ho cercato, ma lui continua a sparlare alle spalle mie in modo del tutto negativo. Sia chiaro che io non ho cercato nessuno, però tutti quanti ancora mi stanno rompendo i coglioni. Io non dico nulla, perché come lo stesso che mi aveva detto a suo tempo, non parlare ma agire, anzi agisci, io farò la stessa cosa. Appena avrò acquisito tutti i messaggi, tutto quello che serve, lo produrrò come prova, a mio discapito, per poter denunciare queste persone che metterò nell'elenco e che poi saranno prese di mira dalla polizia postale. Vedete? Potete fare i vostri giochetti del cazzo con gli altri, ma c'è gente che quando sa usare il computer poi alla fine, veramente ve la fa pagare. Io non sono uno di quelli, ma state attenti perché prima o poi beccherete qualcheduno che magari c'ha veramente le palle per il computer e dopo sarà lui ad entrare nei vostri account e a cominciare a fare le porcate che voi fate con quello degli altri. Io lo so benissimo. Lo so benissimo che c'è qualcuno che ci riesce e che lo fa, perché non è tanto difficile. Non è tanto una questione di IP o non IP, perché l'IP del computer cambia tutte le volte, il mio tra l'altro, del router, cambia tutte le volte che lo spengo e lo riaccendo, perché? Perché praticamente me lo dà direttamente Tele2, l'IP nuovo, è variabile, quindi non è mai lo stesso. Potete fare i copia e incolla dei vostri messaggini, i vostri video del cazzo, dove potete far vedere qualsiasi cosa, ma con gli effetti speciali non si va da nessuna parte, rimangono soltanto film di fantascienza. Le prove materiali parleranno, e quelle voglio.
quelle otterrò e con quelle io vi inchioderò. Parla a tutti quelli che fino adesso si sono divertiti alle spalle mie. Adesso mi diverto io e non sto ridendo.